Buongiorno, siamo pronti per dare il via al 75esimo anniversario della Vespa, ovvero lo scooter più famoso nel mondo, sinonimo del Made in Italy. Voi siete pronti? Noi sì. 3, 2, 1, partenza, via! Del bar Caffè Centrale di Castagnolle delle Lanze, dove i nostri equipaggi hanno fatto le iscrizioni e la colazione. Abbiamo l'abitudine di lasciare un piccolo segno di ringraziamento per la vostra ospitalità. Grazie di cuore. Borsato. Buongiorno. Buongiorno, il presidente del Club Vespisti Moderni di Asti, una grande realtà con la quale noi abbiamo collaborato diverse volte. Buongiorno. Buongiorno, vero, parecchi anni che seguiamo le vostre iniziative perché ci piacciono, perché promuovono il territorio e siamo contenti anche quest'anno di essere qua con voi. Qual è la storia del vostro club? Allora, il nostro club è nato nel 1998, l'ha fondato Max Curto, il presidente onorario dei Vespisti Moderni in quel periodo. Io sono al settimo anno di mandato, appena promosso, tra virgolette, e il nostro impegno è quello sempre di riservare ai nostri soci la massima diciamo, iniziativa, la massima possibilità di creare delle giornate semplici, belle, valorizzando il territorio, le aziende, in simpatia, in armonia, e passare delle domeniche di svago al di fuori del mondo del lavoro. Vi ringraziamo tantissimo per la vostra numerosa presenza, perché oggi siete tanti e voi rimanete con noi. La nostra avventura continua.
di Vespa oggi molto bello, ovvero VB1T del 1957. Sì, una Vespa particolare, è una Vespa che abbiamo trovato nel 2010 in un pollaio. E l'abbiamo praticamente ristrutturata, restaurata ad hoc con tutti i pezzi originali. Era di mio papà e è passata in mano a me in quanto lui non la usa più. Io appassionato di Vespe fin da piccolo, ho continuato questa passione e oggi mi ha portato qui in questa magnifica cantina con magnifica gente, la giornata che speriamo che tenga e niente, che viva la Vespa! Equipaggi stanno facendo la visita in cantina, conoscendo anche la meravigliosa storia della famiglia Adriano, qui con la nostra Michela. Ci ha raggiunto anche il sindaco di Castagno delle Lanze, Carlo Mancuso. Nei suoi mille impegni anche oggi è riuscito a trovare un piccolo lasso di tempo per potercelo dedicare. Grazie Carlo, grazie di cuore. Grazie Paolo, grazie a te, ma questo è un tempo che si dedica volentieri a tutto quello che è l'iniziativa per la promozione del territorio, per far conoscere i produttori del nostro territorio. Appunto qui siamo nel pieno delle Langhe, ma noi siamo un paese di confine, Castagnolo, ed è giusto collaborare, fare rete. È un piacere poi vedere tutte queste Vespe, che tu hai organizzato questo raduno, quindi è un tempo ben speso. Grazie di cuore. Michela, bello vedere tutte queste Vespe in cantina, dicevamo che sarebbe un nido fantastico. Sì, esatto, no, mi fa molto piacere che siate venuti qua, mi fa molto piacere ospitarvi. E poi la cosa che mi è piaciuta molto, che ha detto prima Carlo, il sindaco, è che è molto bello fare rete per far crescere tutti insieme il territorio, perché è anche probabilmente l'unica arma vincente per farlo, perché da soli non si va da nessuna parte, però queste collaborazioni, questa forza di squadra premia sempre, ne sono sicura. Guarda, noi ormai sono 12 anni che utilizziamo il motorismo d'epoca, i veicoli d'epoca, per unire i territori, ma soprattutto unire le persone. Siamo reduci dal Piana Grana Tour, 26-27 giugno, abbiamo collegato i prodotti del Piemonte, l'eccellenza del Piemonte, tartufo, robbiolo di Roccaverano, i nostri vini, che erano poi i vostri, là li abbiamo sposati col fungo, con il Sangiovese, con il Parmigiano Reggiano, la robbiolo di Roccaverano si è sposata. Quindi è vero, bisogna far rete e nascono poi delle continuità, e questo è veramente l'unica cosa che funziona. Una bellissima giornata che fonde insieme cultura, enogastronomia e territorio, ed è arrivata l'ora del pranzo presso il ristorante Il Laghetto di Castagnole delle Lanze. Buon appetito a tutti! Oggi a Castagnole delle Lanze per le iscrizioni sono stati i vespisti del Club Vespa di Genova. Buongiorno Alessandro. Ciao, buongiorno. Sì, siamo arrivati presto, siamo partiti alle 5 del mattino, siamo venuti in questi bellissimi posti. È stato un bellissimo raduno, è stato un piacere trovare vecchi amici che era tanto tempo che purtroppo non riuscivamo a vedere, e adesso siamo stanchi, ce ne andiamo a casa contenti e felici.
Un ringraziamento particolare e doveroso va a coloro che hanno reso possibile materialmente questa giornata, iniziando dal Caffè Centrale, dalla cantina Adriano Vini, Marco e Vittorio, dai Sapori del Sud, la tabaccheria Lo Scarabocchio, Centro Revisioni Cergem, Nova Motor Classic di Castagnole Lanze e la pizzeria Bell'Italia. E poi un grande, grandissimo ringraziamento anche a Maurizio Gallo e Antonello Calorio per il loro personale contributo, segno di appartenenza e vicinanza alla nostra associazione, e tutte queste realtà hanno reso possibile la celebrazione di un mito che per noi accade una volta ogni 5 anni, ovvero buon anniversario Vespa. Quest'anno sono 75. Allora, Pater, avevamo fatto una scommessa, no? Allora, vi dico una cosa, noi non saremo solo qui oggi per le Vespe, ma torneremo il 26 settembre per quella che sarà la 14ª edizione della Castagnole Classic Car Memorial Luigi Tarabio, e oggi è stata una bella scommessa, ma direi che è stata vinta. Bene, grazie, ringrazio tutti che siete stati tutti contenti e felici. Grazie. Ok, allora questo è un piccolo presente che ti viene dato dalle mani del nostro vicepresidente Gualtiero Nardi. Gualtiero, un saluto da vicepresidente dell'associazione a tutto il gruppo. Tu mi fai parlare, che io faccio sempre fatica a parlare, comunque grazie a voi di essere fatti qui con noi e speriamo che vi sia piaciuto il gruppo. Non ho proprio accento più di tese. Castagnole delle Lanze, che oggi sono presenti al 75esimo anniversario della Vespa. Ragazzi, auguri Vespa! Giuseppe Boido, che arriva da Treiso e che oggi è presente al nostro evento, il 75esimo festeggiamento della Vespa. Buongiorno innanzitutto, e quando è che nasce la sua passione per la Vespa? Buongiorno, la passione per la Vespa è nata quando andavo a lavorare a Neive, che andavo a lavorare in Vespa all'età di 15 anni, perciò sono 60 e più anni fa. Andavo a lavorare in Vespa e la provo tutti i giorni. Poi facendo anche il lavoro di meccanico in un'officina le aggiustavo anche le moto, le Vespe, quando ero giovane. E poi ne ho 2 o 3 Vespe e adesso vado a fare gli eventi, come dite voi. Ad ogni organizzatore ovviamente fa piacere quando gli eventi riescono, ma quando riesci ad avere delle persone del tuo paese, ovviamente la soddisfazione raddoppia. Qui abbiamo un dream team composto anche da giovani. Josué, number one, e poi ve li faccio presentare uno a uno da loro, perché sennò sembra brutto che... Umberto Martini. Matilde Bodritti. Federico Cortese. Josué Voglino. Allora, ragazzi, le parole stanno a zero. Io sono arcicontento di avere veramente dei giovani per 2 motivi. Uno, sono il futuro. 2, sono appassionati e hanno ancora davanti tantissimo tempo. Lo dico sempre, noi abbiamo terminato, voi invece siete all'inizio. Cosa vuol dire avere una Vespa oggi? Avere una Vespa oggi vuol dire ripercorrere un mito dell'epoca e cercare di trasformarlo in una bella esperienza all'attualità. Posso dirti una cosa? Tu sei giovanissimo, no? Anche con questo baffo anni 70, mi ritornano in mente questo romanzo criminale, queste cose qua. Tu sei sono perfetto, l'hanno fatta per me. L'hanno fatta per te. Allora, una quota rosa con gli occhi di una donna, una Vespa che cos'è? È l'esperienza di poter trascorrere insieme ad altri una bella esperienza. Un'aggregazione, una condivisione, come si direbbe oggi sui social. E allora, Fede, allora, che cos'è una Vespa? Secondo me è un mezzo di trasporto molto personale che uno deve cercare di rendere suo il più possibile. C'era un claim, no? Lo spot, era lo slogan che accompagnava la Vespa, è: c'è chi in Vespa mangia le mele, c'è chi... Sì. Ognuno quindi se la... Sì, deve personalizzarsela il più possibile per renderla sua, secondo me.
Quello non lo pensavo. Ovviamente il carabiniere non ha sentito nulla. Giosuè, quello che ha un po' più di anni ed è quello che ha il mezzo più potente. Beh, per me la Vespa invece è dare un tributo a un mezzo che nel mio caso è stato di mio papà, e quindi ripercorrere un po' le sue orme, le sue esperienze, e niente, è bellissimo. Allora, lo sapete perché la Vespa è davvero intramontabile? Perché crea tutto questo, che sia la Vespa del nonno, del papà, che sia un'esperienza nuova, la Vespa non passerà mai di moda perché è tutto questo. Amici di Dimensione Vintage, stay curious.